Ciao, sono il dottor Max, della PharmaMax, che si occupa della pubblicazione dei foglietti illustrativi dei farmaci e non solo. In questa nuova serie di video, dedicata ai farmaci veterinari, ti leggerò i foglietti illustrativi dei farmaci veterinari più utilizzati. Prima di iniziare, ti ricordo di iscriverti al canale, mettere un mi piace ai video che ti interessano e commentare con le tue esperienze personali, in base ai farmaci, integratori alimentari, parafarmaci, farmaci veterinari, alimenti veterinari o principi attivi da te assunti, in modo da avere sempre a portata di mano uno strumento utile che ti aiuterà ad ottimizzare le cure per la tua salute, grazie ai suggerimenti condivisi. In questo video esaminiamo il farmaco veterinario Levamisole 30% Chemipharma. Chemipharma SPA. Ultimo aggiornamento. 24 marzo 2021. A cosa serve? Confezioni. Informazioni commerciali sulla prescrizione. Principio attivo. Eccipienti. Indicazioni. Posologia. Avvertenze. Tempi di sospensione. A cosa serve? Levamisole 30% Chemipharma è un medicinale veterinario a base del principio attivo levamisolo per uso veterinario, appartenente alla categoria degli antielmintici e nello specifico imidazotiazoli. È commercializzato in Italia dall'azienda Chemipharma SPA. Levamisole 30% Chemipharma può essere prescritto con ricetta RNRT, ricetta medica in triplice copia non ripetibile. Informazioni commerciali sulla prescrizione. Titolare. Chemipharma SPA. Concessionario. Chemipharma SPA. Ricetta. RNRT, ricetta medica in triplice copia non ripetibile. Principio attivo. Levamisolo per uso veterinario. Gruppo terapeutico. Antielmintici. Forma farmaceutica. Polveri orali. Confezioni. Levamisole 30% Chemipharma OS barattolo 1 kg. Levamisole 30% Chemipharma OS sacco 5 kg. Principio attivo. 1G. Levamisolo 300 mg. Eccipienti. QDA 1G. Indicazioni. Infestazioni sostenute da forme adulte e larvali di Oesophagostomum spp, Iostrongilus spp, Metastrongilus spp. Ed Ascaris sum. Posologia. Il prodotto deve essere somministrato nell'acqua di bevanda, secondo le indicazioni del medico veterinario prescrittore, avendo cura di non superare la posologia in mg/kg/PV giornaliero autorizzata. Suini al di sotto dei 20 kg di PV. 2, 5, 2, 6 g di levamisole 30% 100 kg PV pari a 7, 5, 8, 0 mg di levamisolo / kg PV. Suini tra 20 e 40 kg PV. 1,67 g di levamisole 30% 100 kg PV pari a 5,0 mg di levamisolo / kg PV. Suini al di sopra di 40 kg PV. 1,35 g di levamisole 30% 100 kg PV pari a 4,0 mg di levamisolo / kg PV. Nei soggetti che superano i 190 kg di peso vivo non eccedere mai 2,5 g di levamisole 30% capo, pari a 750 mg di levamisolo / capo. Durata del trattamento. 1 giorno. Si consiglia di ripetere il trattamento a distanza di 14-21 giorni dal primo, al fine di colpire tutte le forme emergenti, non aggredite con il primo intervento, perché in ipobiosi. Avvertenze. Evitare la somministrazione contemporanea di antielmintici ad azione nicotinosimile, esempio Pirantel tertrato. È buona norma evitare il contatto con il prodotto durante la sua manipolazione. Non superare le dosi consigliate. Tempi di sospensione. Suini. 7 giorni. Fonte, Codifa, l'informatore farmaceutico. Per avere accesso alla versione più aggiornata, si consiglia l'accesso al sito web della Codifa, l'informatore farmaceutico. Grazie per avermi seguito fino a qui, spero che la PharmaMax ti sia stata utile, iscriviti al canale e sarai informato sulla pubblicazione dei nuovi video. Buon proseguimento, ci vediamo al prossimo, farmaco veterinario esaminato.